Don Peppino Cardegna, parroco di Elsi e Gildone, la festa di Sant'Anna che raduna un intero paese e non solo, tutto pronto, la benedizione dei carri, tanta emozione, un momento di fede e devozione in onore di Sant'Anna. Sì, è un momento tra virgolette magico che si ripete puntualmente, il miracolo del grano, è il miracolo della cultura che si rinnova in quella radice antica che è la festa del grano, lo splendore delle spighe mature che come nel 1805 vennero offerte a Sant'Anna in modo ufficiale, così questo miracolo si ripete con la partecipazione dei piccoli, dei genitori, degli anziani, quindi piccoli e grandi, e poi a livello internazionale perché abbiamo tanti, soprattutto quest'anno, tanti emigrati che sono rientrati dall'Argentina, dal Canada, dal Nord Europa, quindi è la festa dei popoli che si ritrovano. Ed è bello appunto vedere i piccolissimi conservare questa tradizione condita dalla fede, dalla devozione. Sì, un amore a Sant'Anna che viene inculcato da piccolini, dalle manine che cominciano a intrecciare i primi steli, a mettere i primi chicchi, quindi un laboratorio di vita, oltre che fattivo, quindi un laboratorio che interpella tutti. È una festa capace di condensare fede, arte, cultura, storia, tradizioni. È un condensato, io dico Sant'Anna è un intreccio di storia, fede e arte, l'arte che si esprime con il grano, la bellezza della spiga. Un messaggio in occasione di questo giorno a tutti i fedeli, a Elsi e non solo a Elsi. Consegno il simbolo della treccia. Le trecce sono resistenti al vento perché sono formate da più steli intrecciati. Uno stelo è debole, si rompe. Se intrecciamo i nostri cuori, se sappiamo guardare con questa forza il futuro, camminando insieme, di sicuro possiamo farcela. Pirro, presidente del Comitato Sant'Anna, 214esima edizione di questa festa del grano in onore di Sant'Anna, tanto lavoro ma anche tanta soddisfazione in questo giorno vedere una comunità che si riunisce attorno a questa festa. Sì, è stata una giornata insomma stupenda dopo tanto lavoro della comunità che si impegna a realizzare tutte queste bellissime opere che vedete, queste che stiamo vedendo che stanno arrivando. Per me e per Elsesi è una soddisfazione, non lo so, è un'emozione che oggi mi veniva quasi di piangere quando sono sceso e mi sto emozionando ancora adesso quando sono sceso giù a vedere i carri, perché sono stato sempre un carrista. E per me è un'emozione insomma indescrivibile. Un'emozione forte vedere una comunità, ma soprattutto tante generazioni, tanti bambini che partecipano. Sì, partecipa tutto il popolo di Elsi, dal più piccolo al più anziano, come ho detto sempre, tutti quanti insomma ci mettiamo del nostro, quello che possiamo fare per realizzare e per mantenere viva questa festa. A livello di organizzazione invece come si fa, no? Poi davvero a tenere tutti insieme a omaggiare il Molise intero con questa festa? Ma noi Elsesi è il nostro DNA che è così, stiamo insieme, ci piace collaborare insieme anche se alcune volte insomma dei disguidi, però e questo è proprio il DNA degli Elsesi, anche all'estero funziona così, il nostro DNA.
Tante persone anche che sono venute da fuori, un appuntamento imperdibile. Sì, molta gente torna sempre da fuori, viene perché molti devoti, ho visto oggi e pure negli anni scorsi, ma oggi mi sono reso conto perché stando in chiesa di solito non ho potuto mai partecipare, essendo carrista partecipare alla sfilata non mi sono mai reso conto andando in chiesa oggi vedere quanti fedeli che arrivano da fuori, proprio fedeli di Sant'Anna. Il presidente del comitato rappresenta un po' una comunità davvero operosa, ecco, un messaggio ai concittadini in occasione di questa festa. Ma il messaggio che dico io da padre, è il messaggio che do a ogni padre, ma ai propri figli, insomma cercare di starci vicino e aiutarli, consiglio del genitore, però devi starci vicino ai figli e aiutarli e cercare insomma di sviluppare quello che meglio si può fare insomma nella festa, nell'abito di Elsie, ma un discorso generale che faccio a tutti. Il si fa parlare di sé fuori dai confini regionali ancora una volta. Sì, certo, come dico sempre è mondiale questa festa del Grana, la festa di Sant'Anna, come vedete e possiamo capire. Dottore D'Amico, sindaco di Elsi, una comunità che si ritrova, che coinvolge anche e soprattutto altri territori, un'emozione vivere la festa di Sant'Anna. Certo, è sempre un'emozione, una grande emozione perché è una festa particolare, una festa che unisce, non separa, tutti sono devoti a Sant'Anna e questi lavori col grano, con piccole cose che si fanno, grandi cose artistiche, artigianali, questi capolavori che veramente sono arrivati a un livello alto, a livello di rifiniture, di dettagli, quindi opere veramente artistiche di grandissima qualità e quindi c'è questa unione tra tutti, le persone si uniscono sì, per amicizia e cominciano a lavorare, quindi senza un dirigente, senza un progettista, sono loro progettisti, esecutori e poi alla fine sono soddisfatti di tutto quello che hanno realizzato e tutto quello che viene apprezzato. E com'è in questo giorno particolare essere il primo cittadino di una comunità che davvero dal basso riesce a fare tanto, riesce a far parlare di Elsi oltre i confini regionali? Certo, è una grandissima soddisfazione per me e per l'intera comunità, tutti sono entusiasti, tutti sono protagonisti e questo è il modello che funziona. Questo modello noi lo dovremmo esportare in tutte altre realtà perché è un qualche cosa che funziona. Un augurio ai suoi concittadini in occasione di questo giorno così particolare. Un grandissimo augurio, vi voglio bene.